Cioè, capisci dove poi dopo ti sorgono dei dubbi, no? Sulla bontà del Signore. Cioè, com'è possibile che se ne vada un grande DJ come Dr. Fecis, cioè Felix, e questo invece sia ancora in studio? Ma com'è possibile? Leone di Lerner, ecco, è immortale. No, ma la più grande domanda della vita: perché tu ti presenti con un foglio che ci vogliono 5 giorni da leggere e tu pensi? Io so perché la colpa è di quelli disgraziati massoni che hanno detto facciamo la colletta che è morto Leone di Lerner, che è arrivata una corona a casa, ma so. Non sto scherzando, non mi ha perché sei l'imperatore di sto cazzo. Una birra però. Scusa Leo, un secondo solo, perché pare adesso non abbiamo la conferma al 100%, però pare che veramente sia morto. Non è morto. No, dai. Ma sei una bufala, dai. Ma com'è la bufala? Allora, bufala, dai. Siamo vedere, ma non è vero. Se non esce neanche un'ANSA, ragazzi, voglio dire, voce del Cambretti Night, dai. Ma non credo che l'ANSA pubblichi una notizia del genere. L'ha detto Wendo, finché lo dici Wendo si capisce. Ma era in onda su una radio nazionale, ragazzi, esce un'ANSA su una roba. È vero. Ma non credo, sai, non lo so. Però se gli amici hanno confermato, scusami. E dove cazzo l'hanno confermato? Ma siamo in tutte le chat dei vari DJ famosi italiani, c'è la nazionale di sgiochi che ha una chat dove c'è anche DJ Spine e gli hanno confermato la cosa. A me Cristian Marchi l'ha confermata, sì, dice però... che ha fatto una serata sabato sera in Sicilia e l'hanno portato d'urgenza in ospedale e non ce l'ha fatta. Questo mi hanno scritto. Ma io spero sia una bufala, perché io gli voglio bene a Felix e spero che stia almeno benissimo. Almeno un'edizione locale in quel posto lì in Sicilia, magari non succede un cazzo da 20 anni, muore un DJ, lo scrivono subito. Chiamiamo gli ospedali in Sicilia, tutti, non so io quanti ce ne siano, non lo so, chiediamo conferma. Mi hanno detto tutti quanti che sta morendo Leone di Lerner. Ma quella no, Leo, quella è una speranza, è un'altra cosa. Allora, ti vesti che sembri in decomposizione. Che cazzo? L'odore è quello. Cioè, cosa stai scherzando? L'ultimo passo è il fatto che tu non parli più. Zitto, panzo. Vuoi che andiamo insieme da un concessionario Mercedes a sceglierla? Facciamo le cose. Almeno il cornice. Andiamo a prendere. Una bella Pilato, spacchia. Ma che cazzo stai dicendo? Ma perché distraiato? Ho messo un maglione che non va bene. C'è l'autista, Leo. Un maglione che non va bene, scusa. Non è un maglione quello. E che cos'è, un pullover? Senti, Leone, che cazzo sei venuto a fare? Perché poi il giorno in cui mancherai tu, io sarò il primo a piangere, lo ammetto. Dovrai piangere. E siccome sono giorni e giorni che molte persone della radio sostengono che ci siamo quasi, che c'è lo sguardo da vermi proprio, io direi di darti un po' di spazio. Dai, Leone, 15 cosa vuoi dire giorni oggi? Che c'ho l'influenza, ma posso garantire. Non va più. Ma si fa essere l'influenza dal Leone. Sai che il giorno che muori tu, la notizia esce sul lercio. Che bello, sembri una bag di Vuitton. Siete cazzo. Delle merde, guarda, volete la non l'avrete mai la mia morte. Leo, anno nuovo, ma non cambia il gioco. È il gioco più bello del mondo. Ma scusa, ci hai portato delle notizie? Leggicele. Allora, la notizia la devo leggere. Posso dire una cosa bella? Sì, però lo devo dire. Allora, io mi sto guardando. Sono andata alla guardiola lì al pronto soccorso da Massimo. Alla guardiola. Massimo Francesi, il dottor Francesi. Militare alla guardiola. Ma perché non mi fate spiegare la cosa che è bella questa? Tu sai che in tutta Italia non c'è. Leone, devi andare diritto, tu vai dritto. Dritto trovo un palo, chi ti ha morto lì da sbattere in faccia. Fermati un secondo, ma quando mai ha fatto quel qua che qua? Ma non so perché. Palmieri, però. Dai, anche senza palmieri, no, però Leo. Ma cosa? Perché mi mandi in confusione? Senti, Leo. No, scusa, dopo Fargetta c'è perché è lui. Cazzo, che è vero, sei anni 90. Perché devo acchiappare la parola di do dopo e quello di do. La parola di do, devo acchiappare la parola di do. Allora, Leo, tu hai portato 6 notizie delle quali volevi parlarci. Cominciamo dalla tua. Vai. Speriamo che cosa c'è la pancera di lana? La pancera di lana, chi ti ha morto? Ma facciamo alla schiena. Dire, dai, lascialo stare. Ma io posso trasmettere con uno con la pancera di lana? Pancera perché tu lana. Quando arriverà la mia età non la metterai la pancetta, panzo. Ma non verrà in onda la tua età, non verrà. Aspetta, a rompere i coglioni questo, Paolo. Ma non arriva nessuno a 50 anni, questo è ma vero. No, ma Paolo sarà miliardario tra qualche anno. Aspetta, perché Paolo Nois veniva con la pancera nel 2008. Ero avanti già nel 2008. 8 anni fa, figuriamoci. Io faccio una previsione, Dr. Schulz secondo me torna di moda presto, avremo tutti gli zoccoli e la pancera. Allora, fammi dire questa cosa qua. Vado al
pronto soccorso perché mi sentivo questa fiacca addosso. E allora lì per me, devo, questo è importante per me, capito? Sì, ah, scusa, tu non ti devi fermare, vai dritto. Sei andato all'ospedale gnagnacca e stai mangiando la gnocca. Ma vaffanculo. Io non ho capito, ti sentivi la cacca addosso? Ma quale cacca addosso? E non si capisce, Madonna, Leo. Ma ragazzi, mi fate venire il mal di schiena. Vai avanti, quindi, allora, vai alla guardiola. Lì, sono andato al mio dottore, no? Massimo Francesa, lì a fare una visita e sono arrivato 12 poliziotti. 12. 12 poliziotti con un piano piano. Ma i poliziotti, scusami, sono arrivati perché sanno che sei un evasore fiscale, dovrebbero portarti via anche c'era la casa. C'era questo uomo di colore con le manette e l'hanno portato. Ho detto, scusa, noi stiamo aspettando. Stiamo aspettando da 6 ore e fate passare questo uomo di colore. Dice Leone, lui questo gorilla stava per sì, dire. Sì, dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, guardi. Dice che ne bruciava la pancia. Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Tu sei 1G. Ma voi siete 2G casse, non mi fate dai, dire la cosa. Quindi, allora, il nero, allora, è l'uomo la di colore. Pure contro gli uomini di colore. Ho detto, maresciallo, possibile, maresciallo, che portate questo qua avanti indietro e noi stiamo aspettando. Di fare la cosa qua. Di fare la cosa qua. Dobbiamo fare la visita, l'hanno fatta prima a lui, a sto cazzo di colore qua. 12 poliziotti, 12 per portare un uomo di colore. E che lo dobbiamo pagare? Palmieri. Non si sa più quando. Esausto, ragazzi. Non si sa più quando è Palmieri o quando la sua bocca. È stanco, fallo riposare. Vai all'angolo, Leo. Vai all'angolo. Respira. Ma siete dei robot. Fuori secondi. Aspetta. Allora, aspetta. Primo round, vince Pippo Palmieri. Attenzione, un attimo di pausa. Allora, in questo momento si sta riprendendo. Gli stanno spruzzando dell'ossigeno in faccia. Ecco, il suo allenatore Fabio Borghini Alisei lo sta scaldando. Se trovassi attenzione, le spalle ti massaggerei, Leo. Attenzione, sta per suonare la campanella del secondo round. Allora mi sono ingassato come una bestia, no? Mi sono ingassato, cioè, senti, maresciallo, noi siamo qui da 6 ore per fare la vita. Questo cazzo qua, adesso non è qua. Ma scusa, si hai capito una parola di quel video? Quella puttana del cervello in ritardo. Ma e allora dice Leo, noi non possiamo parlare dicendo questo, tu puoi dire quello che vuoi. Di come tu, voi siete la porta. Sei seduto, cioè. Ha gettato la spugna, ragazzi. Seduto, bene, ragazzi. E vince Pippo Palmieri. Spiace, Leo. No, ragazzi, io vorrei la rivincita. Aspetta, Marco è devastato. È un uomo finito, si è sdraiato. Non ce la fai più. Siete dei figli di puttane che non mi fate dire. Mi fate fare tanta fatica senza niente. Sì. Hai capito? Certo. Quindi è ingassato questa cioè noi stiamo prendendo per il culo una persona affetta da problemi, vi rendete conto? Cioè vi rendete conto che siamo i bulli della terza media sulla mia schiena, ridete figlio, lo so. Questo è bullismo, è bullismo radiofonico. Noi siamo delle merde, ragazzi. Ci manca solo qualcuno che lo riprenda, ma c'è Wender che lo riprende col telefonino. Io mi sento male con me stesso, Leo. Puoi mica parlarci anche di Striscia la Notizia, visto che ti sei preso un appunto? Qualcuno gli dà un calcio nella schiena, così almeno abbiamo concluso. Anche il pestaggio, no, ragazzi, che l'associazione Becchi ci denuncia. Un calcio nella schiena e lo finiamo. Dai, perché mi è venuto il mal di schiena, ma se rompo un cazzo anche se. Oh, ti fai i capelli rossi così. Vediamo tutti insieme. Ciao Leo, grazie. A domani per il prossimo round. Un combattimento incredibile tra Pippo Palmieri e Leone di Lernia. Anche oggi vince in maniera sfudorata il nostro regista numero uno al mondo, un polipo. È lui, Pippo. Imbattibile, lui riesce a combattere tutti gli anziani presenti nello Zoo di 105, compresa anche Santina, che ogni anno lo costringe a prepararsi in maniera sportivissima per le varie bestemmie in diretta. Sì. Ma a proposito di Santina, ragazzi, oh madonna mia, cosa le ho fatto fare? Ieri c'è scritto in chat, quindi deve essere una cosa succosa. No, io credo che se questa mattina la signora Santina si è veramente recata alla questura di Verona, come le ho detto,
secondo me è un'altra di quelle che finisce in carcere. Ci colleghiamo a Alan in Love, la puntata si intitola Passaporto Esplosivo. Andiamo.